Grazie, grazie a voi, grazie Presidente, e grazie a tutti gli intervenuti, ai rappresentanti delle fondazioni, saluto l'onorevole Terzoni e il senatore Pagliariello con i quali ci stiamo confrontando in questo tempo di decisioni che comunque dobbiamo prendere a prescindere dalla situazione istituzionale. Saluto il sindaco di Ascoli Piceno, vicepresidente dell'ANCI. E saluto tutti voi nel ringraziarvi perché ciò che vi siete impegnati a fare sta diventando lentamente ma progressivamente ed inesorabilmente un fatto, e diciamo che un pochettino è quello che vogliamo fare anche noi alla struttura commissariale, con qualche problema in più rispetto al percorso che avete seguito voi. Molti di questi problemi li conoscete, ma io oggi ho bisogno con voi di condividere un pochettino un percorso, perché per poter sostenere quelle che sono le attività di sviluppo di questi territori sui quali aziende e fondazioni si stanno impegnando in prima persona, ovviamente deve esserci la ricostruzione. Allora io affianco alle riflessioni che avete appena fatto voi, alla presentazione dei progetti, le riflessioni che riguardano, diciamo così, la necessaria riantropizzazione di queste aree. Perché se noi non ci riportiamo le persone, ogni sogno di sviluppo economico cade, diciamo così, sostanzialmente nel vuoto. Non vi nego che mi stanno arrivando, a dimostrazione del fatto che è vero che è un po' calata l'attenzione sul terremoto, ma che comunque rimane una grande attenzione, mi stanno arrivando proposte di donazioni per ricostruire immobili pubblici, e una delle cose che mi chiedono i donatori è: commissario, però ci mandi in un posto dove è sicura che torneranno a vivere. Allora, sul terremoto, voi sapete che nonostante ci sia stata una campagna elettorale, che non so ancora bene se è finita perché siamo in un momento, tutti abbiamo qualche dubbio, abbiamo tentato di fare un'operazione di protezione, no? dalle discussioni vane e vacue che possono partire per coloro che magari non conoscono bene questi territori. Abbiamo provato a proteggere il terremoto, continueremo a provare a proteggere dal terremoto le discussioni inutili, però ci sono alcuni problemi rispetto ai quali tutta la comunità che si occupa della vicenda della ricostruzione deve essere consapevole, e siccome qui c'è tanta parte della classe dirigente che si occupa della ricostruzione, è bene che questi problemi diventino patrimonio di tutti perché le soluzioni siano condivise con tutti. Io credo che noi oggi siamo di fronte alla possibilità, anche grazie al fatto che ieri in zona Cesarini, perché da più tempo il Presidente del Consiglio del Ministro Gentiloni è pronto per la campanella, e alla fine abbiamo deciso che ieri era diventato ormai il momento giusto, il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica hanno fatto sì che vedesse la luce un decreto pronto da un po' di tempo, che era quello della proroga della restituzione delle imposte. Grazie a questo il decreto andrà in Parlamento, noi avremo la possibilità, attraverso il percorso emendativo, di poter mettere in quel decreto altre cose, altre norme che abbiamo valutato essere necessarie nel percorso che abbiamo fatto in questo tempo. Cosa è successo in questo tempo? È successo innanzitutto che l'attuazione di alcune ordinanze che puntavano a velocizzare la ricostruzione privata hanno fatto emergere problemi rispetto ai quali, se abbiamo un approccio ideologico, non ricostruiamo. Cioè, io ve lo dico perché so che quando arriveranno in Parlamento le norme ci sarà una discussione nel Paese, nei territori, molto accesa. Perché noi stiamo parlando di questioni che riguardano gravi difformità edilizie ed urbanistiche nell'ambito delle case e degli immobili privati che noi dobbiamo ricostruire. E su questa cosa le proposte che il commissario ha condiviso con i gruppi parlamentari, due gruppi parlamentari sono qui rappresentati, ma vi posso garantire che c'è stata ampia condivisione anche dagli altri, saranno oggetto ovviamente di preoccupazione. Perché quando anche chirurgicamente tu provi a intervenire su temi che sono di edilizia e di urbanistica, soprattutto in aree di una bellezza straordinaria come quelle nelle quali si è realizzato il terremoto, apriranno sicuramente il fronte di una discussione se è giusto o non è giusto fare queste sanatorie e intervenire in termini urbanistici ed edilizi in questo modo.
Bene, io credo che insieme abbiamo il compito e il dovere, come legislatori, come commissario in particolar modo, di tutelare e di proteggere quel pezzo del nostro paese così bello, ma noi abbiamo anche il dovere di creare le condizioni per ricostruire, perché se i sindaci mi dicono che il 90% in alcune aree, soprattutto delle Marche, hanno il problema di questi difformità gravi che non chiamerò mai più abusi, perché altrimenti poi genera una conseguenza in termini di comunicazione drammatica, hanno queste difformità gravi, noi abbiamo il dovere, se vogliamo raggiungere l'obiettivo che il legislatore si è dato col decreto 189, che è quello di ricostruire. Perché se noi non affrontiamo quel problema lì, perché abbiamo un approccio ideologico, noi non ricostruiamo, e quindi tutte queste meravigliose idee, questi progetti che incominciano ad avere gambe e possono dare un futuro anche ai più giovani che vogliono rimanere a vivere lì, perdono, diciamo così, di efficacia anche nella loro immediata realizzabilità. Io ve lo dico perché il commissario in questo caso mette le mani avanti per davvero, perché non è sufficiente avere la condivisione dei gruppi parlamentari. Chi ha, diciamo così, qualche anno di esperienza sa che poi si aprono. È vero che in questo momento l'attenzione mediatica è più concentrata su altre vicende e meno, diciamo, su quello che facciamo noi sul terremoto, però io lo dico perché per arrivare a scrivere una norma di quel tipo ci sono stati lunghi mesi di approfondimenti, di condivisioni con gli attori territoriali, dai professionisti ai sindaci, agli uffici speciali, ai presidenti delle regioni. Noi abbiamo l'esigenza di togliere quel tappo, in modo tale di vedere i 2500 cantieri oggi aperti raddoppiati o triplicati nei prossimi mesi. Perché guardate, quando ci sono le difformità gravi c'è il penale, e chi corre il rischio del penale incomincia ad immaginare un'alternativa al fatto di tornare a vivere lì. E nelle Marche, come nell'Umbria, come in Abruzzo, le alternative non mancano, sono le grandi città. Seconda questione, invece, più in termini, diciamo così, di ragionamento con voi, perché avete un ruolo dentro la società italiana importante, lo dico al Presidente, lo dico a tutti i suoi collaboratori. Io credo che sia venuta meno un po' di solidarietà territoriale sul terremoto. È la prima volta che faccio questa affermazione in pubblico, perché mentre continua ad esserci una forte solidarietà da fuori a dentro, fondazioni, grandi imprese, progetti, eccetera, eccetera, dentro nel cratere incomincia a diffondersi l'idea dell'industria della ricostruzione. E io ho molti segnali su questo. E io ho bisogno che teniamo il fronte. Innanzitutto perché è troppo presto. Troppo presto che parta sto cinema dove... questo film parte perché ci sono i soldi, ovviamente, perché questo non vi sfugge. Ma guardate, io lancio questo allarme perché da una parte noi dobbiamo ancora rispondere ad esigenze primarie di ricostruzione e dall'altra incominciano ad arrivare segnali inequivocabili di allargamento del fronte della spesa su ambiti che non sono esattamente la focalizzazione della ricostruzione materiale, sociale e economica di quel territorio. Allora aiutatemi a tenere il fronte, anche perché sarà ancora per il commissario, che non è solo una persona fisica ma ovviamente rappresenta una struttura e un'istituzione, saranno tempi faticosi, perché appunto siamo in questa fase di crisi istituzionale, probabilmente affronteremo un'estate di campagna elettorale, quindi aiutiamoci a tenere il fronte, perché se io credo che non manchi la solidarietà che dall'esterno arriva sul cratere, ma io temo che questi primi segnali che mi sono arrivati siano segnali che denotano in un qualche modo un'idea della ricostruzione che è soprattutto collegata al business. Io sono una donna d'impresa, lo so che chi fa determinate attività deve avere un ritorno, non sono Alice nel Paese delle Meraviglie, chiaro? Non immagino l'attività della ricostruzione come un esclusivo approccio solidaristico, sto dicendo un'altra cosa, che l'undicesimo comandamento potrebbe essere non esagerare, almeno nella nostra, diciamo così, convenzione comunitaria e sociale. Credo, diciamo, che il messaggio sia sufficientemente chiaro. E non è un caso che lo faccia qui oggi,
lo faccio perché qui ci sono delle persone che possono dare un contributo personale, aziendale e sociale a tenere il fronte del fatto che questa ricostruzione deve continuare comunque a mantenere, okay, un filone di eticità legato, diciamo così, al giusto approccio ricostruttivo, senza il quale questa roba diventa un'altra roba che non è quello che si è immaginato il legislatore, che non è quello che abbiamo condiviso in questi mesi, in questi giorni, in queste settimane. Chiudo sulla questione di sviluppo e di infrastrutture, che sono invece il vero oggetto dell'incontro di oggi. Allora, guardate, io credo per esempio che noi stiamo per attivare un meccanismo su alcuni dei progetti che, al di là del fatto di confermare la disponibilità che anche fuori dalle sedi pubbliche ho continuato a dare e continuerò a dare alla Fondazione Merloni in generale, alle fondazioni e alle imprese che vogliono dare una mano sul terremoto, ad accompagnare anche nell'ambito del rapporto con le istituzioni che sono più direttamente preposte a sostenere queste attività di sviluppo, ok? Nel confermare questo, fino a quando io farò questo servizio, vi segnalo che nel pacchetto legislativo che noi stiamo per provare ad approvare in Parlamento, eventualmente come emendamento, adesso guardo i miei colleghi, credo che immaginino anche loro, insomma, un percorso di questo tipo, noi per esempio incominciamo a prevedere anche degli strumenti che sostengano il ritorno di coloro che hanno le seconde case. Perché siccome nell'ambito della ricostruzione noi abbiamo la necessità di dare un privilegio alla ricostruzione delle prime case, e siccome nelle zone più turistiche spesso le seconde case sono L3 o L4, quindi demolizione e ricostruzione, e quindi anche laddove sono autorizzate ad essere ricostruite hanno tempi di ricostruzione di 2-3 anni, ok, proprio per la gravità del danno che hanno subito, bene, allora noi immaginiamo per esempio di finanziare aree camper nell'area più alta del cratere, incrociando, diciamo così, le varie regioni, per poter consentire a comuni che raddoppiavano, triplicavano i loro abitanti nei periodi del fine settimana e dell'estate, per poter consentire con privilegio e priorità ai titolari di seconde case di poter comunque rimanere in quelle zone con un minimo di spesa, perché è ovvio che lo Stato non può riconoscere le casette, le sale a coloro che hanno le seconde case. Questa è una piccola idea che ci è venuta girando, incontrando le persone sul cratere, che sta riscontrando un importante favore da parte delle comunità locali, perché questo può consentire di ravvivarle nei periodi. Allora, sul tema delle seconde case c'è un investimento da fare straordinario, perché prima era il motore dell'economia locale, domani dovrà essere il motore della nuova economia di attrazione turistica. E noi dobbiamo, insieme all'affiancamento di questa misura che proveremo ad approvare in Parlamento, noi dobbiamo provare ad immaginare percorsi di ricostruzione delle seconde case che in un qualche modo sposino questa idea dell'attrazione turistica futura. Forse in maniera più legata alle ordinanze che alle leggi, ma su questo tema noi dobbiamo aprire un focus, penso per esempio alle esperienze positive che abbiamo fatto all'Aquila, a Santo Stefano, dove addirittura aree di seconde case sono diventate veri e propri alberghi diffusi, che stanno ottenendo un successo incredibile in termini di turismo. Quello è un esempio virtuoso rispetto al quale noi forse dobbiamo modellare ancora qualcosina nell'ambito del nostro armamentario ricostruttivo per rispondere all'obiettivo del tema delle seconde case. Domani vado a San Ginese a mettere la prima pietra della scuola, finalmente, perché noi abbiamo anche riconosciuto i nostri errori, adesso non mi ci dilungo qui, ma il tema della procedura delle 21 scuole del commissario, ovviamente, per come era stata immaginata come una procedura super veloce, poi quando è stata attuata ha evidentemente dimostrato invece di essere una procedura che col meccanismo definitivo esecutivo ha avuto molti più problemi di quanto nella sua, diciamo così, istituzione non si potesse immaginare. Però ci stiamo arrivando alla fine, praticamente su tutte le scuole inaugureremo prestissimo quella di Fabriano, stiamo andando avanti rapidamente ad Amatrice. È ovvio che l'aspettativa delle comunità era un'aspettativa legata all'anno scolastico passato, non a quello futuro.
e quindi per me, da una parte, andare a mettere le prime pietre è una, diciamo così, una testimonianza del fatto che comunque arriviamo alla fine di questo percorso. Dall'altra, siccome noi abbiamo l'umiltà di sapere quando le cose vengono fatte bene, ma anche quelle che magari non hanno corrisposto alle aspettative, su questa vicenda sappiamo di aver avuto dei problemi. Ci arriveremo alla fine, ma questa esperienza ci ha insegnato tanto sulle procedure di ricostruzione pubblica che noi abbiamo istituzionato nell'ultima ordinanza pubblicata, che era numero 56. Infrastrutture. Io su questo tema penso che noi dobbiamo rimetterci radicalmente le mani, ma credo che non lo potremmo fare prima di una, cioè non credo che possa essere un'architettura esclusivamente parlamentare. Noi sul tema dell'intervento infrastrutturale nel terremoto abbiamo bisogno che ci sia un'architettura parlamentare e governativa, perché ovviamente passa un eventuale nuovo disegno sulle infrastrutture passa attraverso il soggetto attuatore ANAS, che è il soggetto attuatore vero di tutta la ricostruzione della parte infrastrutturale del terremoto. E quindi l'architettura che è stata immaginata nel decreto 189 con le sue modificazioni, che secondo me ha bisogno di essere rinfrescata, che non dipende peraltro, è l'unico pezzo della ricostruzione che non dipende dal commissario, credo che abbia bisogno di essere rinfrescato per rispondere alle giuste esigenze che avete voi, perché noi oggi siamo alla definizione del quarto piano stralcio ANAS, ma siamo ancora nella fase di assegnazione molto spesso delle gare del secondo piano stralcio, e voi vi rendete conto che se io devo fare una bretella, cioè se dobbiamo fare una bretella per superare il centro storico di Caldarola, che è perimetrato, dove ci sono un sacco di immobili storici che dobbiamo tenere chiuso per molto tempo per poter ricostruire, e non abbiamo ancora incominciato i lavori per fare questa bretella che è un chilometro di bretella a 800 metri, voi vi rendete conto che corriamo il rischio che tutto quello che ci diciamo poi dopo trovi dei tappi, degli imbuti, ecco, che non dipendono dalla buona volontà dei soggetti che sono in campo, ma probabilmente da un'architettura che ha bisogno di essere decisamente rinfrescata. Ultimo ma non ultimo, avevamo detto che avremmo istituito in maniera informale un tavolo di coordinamento delle politiche economiche del cantiere, lo abbiamo fatto. Io credo, l'ho coordinato io perché è stata una cosa, diciamo così, più di affiancamento, anche per avere sempre il polso della situazione da parte di tutti gli attori del territorio, no? Cioè era un modo per interagire col territorio anche attraverso i canali della rappresentanza dei lavoratori e della rappresentanza datoriale. Quel tavolo lo abbiamo costruito, io credo che adesso quel tavolo abbia bisogno di prendere una strada che sia non solo una strada legata ai temi tecnici della ricostruzione, ma una sua strada autonoma, e quindi non appena avrò la possibilità di andarmi a confrontare con il nuovo Presidente del Consiglio in qualunque situazione, diciamo così, istituzionale ci troveremo, io su questo tema, senza irrigidire il tavolo con cose normative, procedure, no, lasciando questo tavolo come un luogo, diciamo così, di riflessione larga, un brainstorming continuo, collegato ovviamente alle scelte delle istituzioni sia regionali che nazionali, ma credo che sarà il caso che io proponga al Presidente del Consiglio un coordinamento di questo tavolo che non sia quello del commissario, anche se chi mi conosce qui sa che la mia formazione è più imprenditoriale che amministrativa, quindi forse sarei più, diciamo così, mi divertirei forse molto a fare quel mestiere, ma io credo che sia il caso di arrivare ad un coordinatore che abbia un profilo nazionale, relazionale di un certo tipo, proprio perché adesso che sono arrivati a maturazione i primi progetti bisogna trasformare quel tavolo in un luogo che sia di vero e fattivo supporto alla progettualità che invece privatamente, a testimonianza che la solidarietà nei confronti di questo terremoto continua ad esistere ed è una solidarietà concreta, realtà come la vostra, che ancora io ringrazio caldamente, sono stata in grado di realizzare in questi mesi. Grazie.